Però dietro parole felpe non ce le possono rubare. L'impegno che mi prendo e che però chiedo a voi è che questa piazza non sia la fine ma l'inizio di un percorso. Con chi? Non lo so, i giornalisti sono sempre appassionati nel chiedermi ma con quali partiti vi alleerete? Posso dirvi che per il momento il problema non me lo pongo. Io provo ad allearmi con 60 milioni di cittadini italiani che magari non vanno più a votare perché in quei partiti non credono più. Qua si prepara l'alternativa al governo Renzi, evidentemente non con chi governa con Renzi. Cosa farà Forza Italia? Lo vedremo. Non sono io a mettere veti, a dare lezioni. Io sono un uomo pieno di difetti, pieno di limiti. Non vado a dar lezioni in casa altrui, li stanno discutendo, discuteranno, capiremo se sono maggioranza, se sono opposizione e una volta che l'avranno capito loro e che l'avremo capito noi decideremo che cosa fare. Però un conto è il ragionamento della vecchia politica. Bravo! Mettiamo insieme 1, 2, 3, 4, 5, anche se non c'entrano niente l'uno con l'altro, così proviamo a prendere tanti voti e a combattere il nemico. Primo, io non ho nemici. Secondo, ci abbiamo già provato, non mi interessa mettere insieme 1, 2, 3, 4, 5. Se vinco e poi comincio a litigare il giorno dopo, può essere anche che vinciamo con 1 e 2, senza 3, 4, 5, con un progetto serio che mi porti a votare quei milioni di italiani che hanno perso fiducia e speranza. Il nostro impegno c'è, noi andiamo in Europa per ribaltarla questa Europa. Vi do una buona notizia, entro questa primavera, quindi entro poche settimane, nascerà finalmente anche a Bruxelles e a Strasburgo un gruppo guidato dalla Lega Nord e da Marine Le Pen che farà un mazzo così anche in Bruxelles e Strasburgo e gireremo le piazze di tutta Europa per spiegare che l'Europa è un'altra roba rispetto a quella che ci stanno propinando. Io vi ringrazio perché mi piacerebbe che voi poteste essere su questo palco a fare le foto che hanno fatto i sindaci, che spero portino a casa questa giornata nel cuore dei loro cittadini. Prepariamoci a disubbidire, andiamo a rileggerci Don Milani nel 65. L'obbedienza a una legge sbagliata, a uno Stato infame, non è una virtù, è complicità. Allora Don Milani invitava la disobbedienza perché mettevano in galera gli obiettori di coscienza. Oggi la disobbedienza deve essere fatta nei confronti di un fisco che non è normale ma è assassino. Ci stiamo lavorando, io vi garantisco che ci stiamo lavorando e non ci interessa tirare a campare. Su questo palco e in questa piazza non ci sono parlamentari, governatori, assessori o sindaci che si accontentano del tirare a campare per continuare a fare il loro lavoro